Centinaia di giovani, fanesi e turisti hanno invaso il centro storico di Fano venerdì scorso per un viaggio enogastronomico tra le vie e i luoghi più suggestivi della città della fortuna. Un successo confermato per l'ottava edizione di In Gir per Fan, che ha registrato ben 2000 partecipanti. C'era chi degustava il formaggio di Preci e il miele di Monte Maggiore nei giardini Amiani, chi il crostolo di Urbania nei giardini Leopardi, chi la polenta di San Costanzo in piazza Marconi e chi gli spiedini di salsiccia nostrani a Borgo Cavour. Le tagliatelle al tartufo di Acqualagna hanno inebriato la via dei ciliegi, mentre la tappa sommelier su Corso Matteotti ha fatto conoscere i vini più buoni del territorio provinciale. Le pesche di Monte Labate hanno invece concluso il tour a Santa Maria Nuova, ma la tappa finale è stata in piazza 20 settembre, dove alle 22:30 il concerto di chiusura dedicato a Lucio Battisti ha concluso la serata in grande stile. Tanta gente, abbiamo superato il numero dell'anno scorso, tutti qua a lavorare per una grande soddisfazione, che è quella di riuscire a vedere tanta gente, questa città che cresce. Quando la città è piena ce n'è per tutti e per tutti i gusti, come diciamo noi. E noi siamo orgogliosi di questa città, con l'augurio che anche l'anno prossimo tanta gente venga alla nostra manifestazione. L'evento, organizzato dalle associazioni, dalla Proloco di Fano con il patrocinio dell'assessorato alla cultura, è stato l'occasione per visitare quei luoghi e monumenti della città, a volte nascosti ma che racchiudono al loro interno storia, arte e tradizione. Ad allietare la serata poi i tanti concerti sparsi per il centro storico, rendendolo sempre più vivo e partecipato. Una grande manifestazione di accoglienza turistica e una grande manifestazione sociale che raggruppa un po' la città, ma raggruppa persone che arrivano da tutto il territorio, veramente persone che partecipano da ogni parte, devo dire la verità. E quindi questo fa capire quanto questa manifestazione sia importante per la città, perché la rende aperta, partecipe, viva, che è quello che serve poi ad un'estate.